riesce benissimo al passaggio del giro, perché hanno dei colori fondamentali di base, diciamo, che non sono colori pantoni precisi, no? Come quelli che metteremo sui bordi, ma vediamo di avvicinarci il più possibile. L'idea è proprio di prendere i borghi tutti tranne uno, che è Torno, che hanno già smontato i fari, perché loro li smontano e li rimettono poi a novembre per l'illuminazione invernale, ma lì sulla cartina che trovate con la stampa ci sono tutti i punti che però verranno comunque illuminati in rosa, è un rosa un po' fucsia, cioè non siamo al rosa preciso della maglia. No, questo qui è un po' comunque fa un bel effetto. Ecco, allora, la cosa più bella di questo progetto è che si rimette in pista, come ha detto Mauro Guerra, questo, diciamo, comitato presieduto dai sindaci che hanno partecipato all'accordo di programma per Christmas Light. E devo dire che è sicuramente un progetto che potrà avere degli sviluppi importanti, prima quello che diceva prima, quindi aver vinto un bando proprio per la promozione, facendo l'incoming su questo tipo di diritto. No, io non dico altro perché effettivamente la cosa è così semplice da intuire, no? Quindi l'ago in rosa, borghi in rosa e quindi tutto quello che concerne favorire, soprattutto metterci di fianco e quindi collaborare a quello che già sta facendo il capoluogo. Loro hanno fatto tante iniziative, questa è un'iniziativa unica su però un lago che è un brand internazionale.